Allora, questo emendamentone nasce proprio, come ribadito in precedenza, da un lungo percorso effettuato della Commissione con le opposizioni per riuscire a contribuire come parte consiliare, insomma, alla costruzione di questa norma regolamentare. Allora, i punti disciplinati che andiamo a toccare sono numerosi e cercherò, insomma, di illustrare quelli più incisivi e andrò abbastanza celermente sugli altri. E abbiamo emendato l'articolo 1 al comma 1 per ampliare l'oggetto del regolamento, favorendo più possibile l'offerta culturale a favore della cittadinanza, e proprio come principio politico per ribadire che la nostra volontà è la rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta di cultura nei confronti di tutti i cittadini. L'eliminazione, insomma, del termine materia nell'articolo 1,2 si rende necessario perché, in quanto il concetto è già compreso nei termini di strutture competenti. All'articolo 2,1 lettera A, B e C facciamo una modifica che serve per includere nel concetto culturale anche la possibilità di considerare la cultura come mezzo per favorire lo sviluppo sostenibile. Questo ci sarà un emendamento proprio specifico. E all'articolo 2,2 abbiamo apportato una modifica che abbiamo reputato necessaria per migliorare e specificare il perimetro di intervento e i contenuti che dovranno essere individuati nell'ambito del disciplinare operativo adottato dal direttore del Dipartimento Attività Culturali. All'articolo 3,2 abbiamo apportato la modifica che nella prima parte consente di specificare in modo chiaro e netto qual è l'esclusione tra i soggetti beneficiari dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. Nella seconda parte dell'emendamento chiariamo il concetto dell'esclusione a fronte di posizioni debitorie accertate in via definitiva. La prima fattispecie riguarda infatti le posizioni debitorie divenute definitive in forza una sentenza passata in cosa giudicata o di atto amministrativo inoppugnabile per il mancato esercizio della facoltà e dell'onere di impugnativa entro i termini di natura perentoria come stabilito dalla legge. Ad esempio l'accertamento tributario non impegnato, insomma, nei termini. In questo senso quindi abbiamo contribuito a emendare aggiungendo una specifica mutuata dall'articolo 80,4 del decreto legislativo 50 del 2016 che esclude dalla partecipazione alle procedure d'appalto gli operatori economici congravati da posizioni debitorie in materia di tributi o di contributi provvidenziali definitivamente accertate. Perciò non appare accoglibile l'ipotesi prospettata di eliminare la parola accertata in via definitiva o anche soltanto le parole in via definitiva. All'articolo 5,2 abbiamo contribuito con una modifica per consentire anche ai municipi, insomma, come pianificato anche con l'assessorato, di poter utilizzare questo strumento, questo regolamento. E all'articolo 5,3 miriamo a regolamentare in maniera più trasparente l'ipotesi di concessioni di contributi straordinari da parte della Giunta Capitolina, prevedendo anche la preventiva informativa della Commissione consiliare competente, che si può esprimere con efficace e vincolante sulla concessione o meno di contributi straordinari. All'articolo 6,1 la modifica che abbiamo La invito inserito... a concludere, consigliere. Sì, ok, allora cercherò di fare una sintesi perché
E la modifica necessaria inserire nell'ambito di quanto già viene pubblicato nella sezione trasparenza del sito di Roma Capitale in ordine ai dati relativi dei contributi erogati, anche rispetto a quelli che sono i vantaggi economici in forma indiretta, quindi verranno inseriti l'elenco dei vantaggi economici in maniera trasparente sul sito e per cui sarà possibile alla cittadinanza tenere sotto controllo anche questo aspetto tributario, ma avere anche per noi come Roma Capitale un maggiore controllo di queste risorse. L'emendamento, l'articolo 6,3 serve per istituzionalizzare alcuni eventi anche di natura ricorrente che ci è capitato, di cui abbiamo fatto valutazione all'interno della Commissione, di gruppi culturali, organismi culturali che ci venivano a proporre attività culturali riconosciute comunque come importanti per Roma Capitale e non lucrative. E quindi nella possibilità dei limiti economici delle risorse disponibili ritenevamo importante avere questo strumento a supporto sia della Commissione che dell'Assessorato per dare nuova apertura e un supporto diretto a queste realtà culturali. Nell'articolo 7,1 si rende necessario, per consentire sempre ai municipi di utilizzare, l'allargamento dell'ambito di utilizzo del regolamento. In particolare qui inoltre l'elemento fornisce, scusate ma è un po' complicata, riuscire a mantenere il conteggio dei punti. Consigliera, se può, sì, cerco più sintetica, di... siamo oltre il tempo limite. Facciamo così, che se no... E praticamente andiamo a fornisce un indirizzo di ripartizione delle risorse che a livello politico ci ritenevamo fossero andassero un indirizzo di favorire i piccoli e medi operatori culturali. Un altro elemento invece che va nell'indirizzo della trasparenza nei confronti dei cittadini, dei processi, è l'istituzione di una commissione tecnica di valutazione che dovrà essere individuata nei rispetti di criteri di competenza e trasparenza. Quindi andiamo a definire la costituzione di questa commissione, i membri e insomma un processo che sarà poi verificabile dalla cittadinanza tutta. Un'altra modifica importante all'articolo 8,3, vediamo l'innalzamento dei benefici economici all'85% dei contributi concessi rispetto ai costi sostenuti, che è un elemento, cerco di essere molto rapido, che un elemento fondamentale che ci hanno tanto chiesto le associazioni culturali, specialmente di piccole e medie imprese, che avevano bisogno di questo supporto finanziario diretto da parte della dell'amministrazione. Va bene, poi direi che questi sono gli elementi sostanziali, poi ci sono una serie di altri emendamenti, però nel senso questi sono i principali. Grazie Presidente. Grazie.